uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti. 12 secoli di storia custoditi da 400 anni, conclavi, eresie, papi e imperatori, crociate e scomuniche, lettere cifrate, manoscritti e codici provenienti da 5 continenti, 650 fondi archivistici, 30.000 pergamene, 85 chilometri di scaffali, milioni di documenti. È l'archivio centrale della Santa Sede, l'archivio segreto vaticano. Segreto deriva dalla parola latina secretum, che vuol dire separato, privato, cioè non accessibile a tutti, ma riservato al sommo pontefice e ai suoi incaricati. L'archivio segreto vaticano nasce così come l'archivio del Papa. Nel 1881 Leone XIII assunse la storica decisione di aprire le porte dell'archivio pontificio agli studiosi di qualsiasi paese e religione. Da allora la ricerca nell'archivio segreto vaticano è gratuita ed è consentita ai ricercatori qualificati che abbiano interesse a compiere indagini storiche. Attualmente l'archivio segreto vaticano accoglie ogni anno oltre 1200 studiosi provenienti da circa 60 paesi del mondo. Accanto ai libri a stampa o preziosi manoscritti come quello di liriche scelte del poeta persiano Mohtajan Kajani del XVI secolo con bellissimi motivi floreali, si trovano antiche e preziose pergamene come gli eccezionali rotoli dei processi ai cavalieri templari. Tra di essi spicca quello lungo quasi 60 metri, formato da circa 90 pergamene cucite fra loro, in cui sono trascritti gli interrogatori di 231 templari di Francia fra il 1309 e il 1311. Adesso è legato il famoso documento di Chinon con cui i commissari papali, accolta la richiesta di perdono del Gran Maestro e degli altri capi templari, impartirono loro la soluzione sacramentale. Percorrendo i silenziosi corridoi, tra migliaia di volumi, documenti, cartelle, libri mastri, si coglie il vero valore di questo ingente patrimonio documentario, immagine e riflesso della missione della Chiesa nella storia. Da 4 secoli, l'archivio segreto vaticano custodisce le tracce documentate di questa attività millenaria, nella consapevolezza del valore universale della cultura e della conoscenza. Ed è qui, in questi ambienti, che già hanno una storia da raccontare, che passato e futuro si incontrano e si sovrappongono in una sintesi dinamica nel tempo.